sera vi farò vedere come faccio le raviette al forno alla palermitana. In questa ricetta io metterò delle melanzane fritte. Comincerò con un soffritto di carote e cipolla. Se vi piace questa ricetta mettete un pollice in su e mi seguite. Grazie. Con il tritino della tappa il soffritto viene bello fino fino. Aggiungo l'olio. Metterò della carne fritta. Dopo che metterò la carne fritta e la farò rosolare un po', io aggiungo un po' di vino. Nel mentre soffriggo le piccole melanzane sempre con l'olio freddo e con il mio coperchio Magic Cooker. Aggiungo i piselli e metterò il sugo. Aggiungo lo sale. Dello zucchero. E del pepe. Metto il mio coperchio e poi lo cuocere. Mettiamo una pentola con l'acqua e saliamo. L'acqua bolle e andiamo a buttare la pasta. Ora vi faccio vedere come imburro la teglia. Metto nel buco una teglia e la metto nel forno, la faccio sciogliere. Già caldo il forno. Cola la pasta che è già cotta al dente e aggiungo il sugo. Il burro si è sciolto e con un pennello lo andiamo a mettere in tutta la teglia. Aggiungo la melanzana e il sugo. Prima un po' di sugo nella teglia. E poi metto la pasta. Il sugo. Facciamo lo strato di sugo. La besciamella formaggio. Facciamo un altro strato di pasta e mettiamo il sugo di sopra, l'ultimo strato. E infine mettiamo della besciamella abbondantemente, così vi viene una bella crosticina. Potete mettere, io per questa sera meglio la metto, potete mettere della mollica secca di sopra e anche dell'uovo bollito, che a me non piace. Infine formaggio. Prendiamo la sottiletta e con le formine delle biscotti facciamo una forma per la gioia dei bambini miei. E la riformiamo per 15 minuti.